cara Raffaella, io non faccio nessuno sforzo ad essere un uomo moderno, perché è nella mia natura. Ma sai, forse dipenderà anche dalla tua educazione. Ma la mia educazione me la sono fatta tutta da solo, sai. Ho accettato certi determinati principi, sono un progressista, credo nella ragione e non nelle passioni. Se sapessi come mi fa piacere sentirti parlare così. Sai, erano giorni e giorni che volevo confidarmi con te, ma non avevo il coraggio. Perché? Beh, perché è una cosa un po' delicata. E che c'è di delicato che non si possono confidare marito e moglie? Anche le cose più intime, tutto bisogna dire, senza pudore. È proprio questo il bello del matrimonio. Oh, che ti è successo, stupidina? È successo. È successo che mi sono presa una sbandata per un altro uomo. Hai sentito quello che ti ho detto? No. Ho detto che mi sono presa una sbandata per un altro uomo. Giovanni, che hai fatto? Oddio. E non lo vedi il sangue? Tu fai la spiritosa e io mi sono tagliato un dito. Ah no, sai, io non ho nessuna intenzione di fare la spiritosa. Ti ho proprio detto che ho preso una sbandata per un altro. E me lo dici così? Come te lo devo dire? Oddio, ti senti male? No, e lasciami. Ma ha preso un giramento di testa? Non è niente, sai, è la pressione. E vattene via, non mi toccare, brutta mascalzona canaglia. Ma ti rendi conto che mazzata in testa mai dato? Che vuol dire sbandata per un altro uomo? Chi è quest'uomo? E non strillarmi, ma hai detto che potevo dirtelo senza pudore, ma allora non sei coerente. Ma che coerente? Voglio sapere chi è, dove l'ha incontrato e soprattutto voglio sapere una cosa. Che rapporti hai avuto con lui? Ripeti la domanda. Ti ho chiesto che rapporti hai avuto con lui! Ma perché mi hai preso? Per una puttana da marciapiede! Ringrazia Dio che c'ho il braccio reumatizzato! Ma perché, amore? Ti ho chiesto solo... Che rapporti hai avuto con lui? Ma che rapporti? Ma sei diventato matto! Ma ti dà di volta il cervello, sì! Ma se lui non sa nemmeno che io lo guardo! No, amore, non lo sa! No, amore mio! Non lo sa! Non lo sa! E sono tenuta tutto dentro! È per questo che ho bisogno di confidarmi con te! Sì, amore, confidami, dimmi tutto! Ecco, è arrivato Michele! Chi è arrivato? L'amico tuo! Ah, ciao, Michele! Sì.